Nella strage di Fontaccia persero la vita 14 persone, tra cui anche un giovanissimo di 12 anni. Siamo a Castiglion Fibocchi, Valdarno Aretino e come 11 luglio si è tenuta la cerimonia in suffragio delle vittime della strage consumatasi tra il 10 e l'11 luglio 1944 per mano delle truppe nazifasciste. Alla presenza delle autorità locali, dei sindaci e vice sindaci dei territori interessati, presente anche la provincia di Arezzo, si è svolta la cerimonia commemorativa. Presenti anche i parroci che hanno celebrato la Santa Messa. Nel suo intervento il sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini, ha sottolineato l'importanza del ricordo soprattutto per le nuove generazioni. In questo anno così difficile la comunità si deve stringere unita senza colori politici né di partito attorno al bene comune e al ricordo delle vittime che hanno sacrificato la vita affinché oggi si possa indossare la fascia tricolore. Grazie a tutte le associazioni presenti perché le associazioni rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità di Castiglion Fibocchi. Soprattutto in questo periodo che abbiamo attraversato, un periodo brutto, il volontariato, l'associazionismo ha dimostrato una grande forza e una grande forza indispensabile per tutti noi.